E qui leggo i commenti, dice, però la clonazione come vita eterna non sarebbe male. E la suggestione, dottor Nanni, ne parlavamo prima, no? La vita eterna affascina sempre. Praticamente rappresenta la sconfitta di una delle maggiori paure, forse la più grande paura dell'uomo, che è la paura della morte. E Sì. però, ecco, per esperienza posso dire che alcune persone sono anche spaventate dal fatto di poter vivere Sì, eternamente. io conosco una bravissima attrice, Sara, che saluto, e Ah. lei raccontava che da bambina pianse ininterrottamente quando chiese alla mamma, ma aveva 5-6 anni, vado a memoria, e disse, ma quando muori dove vai? Dice, in cielo, e poi lì che fai? Vivi in eterno. E lei scoppiò a piangere dicendo, no, che noia, mi annoio, vivere in eterno. Sembra una fesseria, veramente, che vuole No, dare. effettivamente per le persone che si annoiano, che addirittura soffrono qui, già qui sulla Terra, vivendo la vita che gli è concesso intorno agli 80-85 anni generalmente, e la vita eterna sarebbe un supplizio insopportabile. E, però Sì, ecco, se per le persone felici non c'è certo, aspirazione più come grande che quella di essere felici no? Ma eternamente. Sam Noi ha fatto, insegniamo. è piacevole averla ospite e in questa seconda seduta riscopro il piacere della prima, perché lei adesso mi fa venire in mente quando io e Umberto, mio fratello che saluto perché lo amo, da ragazzini ci dicevamo sarebbe bello fermare il tempo a quest'età. Avevo 10-11 anni io, 2 o 3 Perfetto. più di lui, mamma e papà, insomma, erano giovani. C'è un momento della vita che vorremmo si fermasse, però grazie Ma al cielo tutto continua. quel momento di grande felicità che tutti noi ricordiamo quando eravamo bambini è ancora dentro di noi, perché gli enumi ci hanno creato con questa innata predisposizione alla felicità. E quel bambino che noi eravamo non è morto o scomparso nel nulla. È ancora dentro di noi, semplicemente poi è arrivato il condizionamento dell'educazione, della cultura, molti tabù, molte paure, ma quel bambino che hanno un po' soffocato questo bambino che è noi, ma quel bambino è ancora Certo. dentro di noi Io e non vuole fare rispondo altro che anche per un mio tornare. amico che è un deficiente, e rispondo perché questo è un deficiente, ma in senso buono glielo dico, che tra l'altro Amico fa, binario. no, deficiente nel senso buono perché poi lui Sì. lavora in Rai e fa la sportiva ed è in ascolto, manda un messaggio da idiota, qual è? Dice come siamo messi a sesso, sono tranquilli i raeliani perché non In è che una cosa. senso? No, perché la sua paura, io ricordo, che non sarebbe mai diventato testimone di Geova perché erano abbastanza castigati dal punto di vista dei costumi, della sessualità. È un depravato, dottor Nanni, il problema è solo che i raeliani hanno attività sessuale come tutte le persone oneste del mondo, per cui. Assolutamente sì, l'attività sessuale come molti studiosi e molti scienziati della nostra epoca ormai riconoscono, è indispensabile un'attività sessuale per avere una vita equilibrata, ecco, per uno sviluppo psicofisico equilibrato. Quindi è qualcosa che noi siamo nati per avere una vita sessuale, è piacevole, è divertente, fa bene e quindi è bene che ognuno abbia la propria attività sessuale. Già gli sono un po' più simpatici, secondo me, Reliani, ma proprio perché è un malato, non per quello che fate voi. Le Mi devo fare una domanda che si direbbe scomoda, ma non è dica. l'interlocutore che si imbarazza e ce la fa il nostro Raffaele. Davide, perché non gli chiedi se si paga per diventare un raeliano? Malanga avrebbe tirato fuori questo aspetto, il professor Corrado Malanga. Si paga per diventare raeliani, dottor Nanni? Ma non ricordo che il professor Malanga abbia mai partecipato ad uno dei nostri incontri, quindi forse avrà detto quello che ha detto per sentito dire, non certo per esperienza personale. Comunque si diventa raeliani attraverso una cerimonia che si chiama trasmissione del piano cellulare, o più comunemente detta battesimo raeliano, che è assolutamente del tutto gratuita, quindi diventare raeliani, che tradotto in parole povere significa riconoscere ufficialmente gli Elohim come nostri creatori, Israele come loro messaggero, è una cerimonia di riconoscimento che è sempre stata, è e sempre sarà gratuita, quindi accessibile a tutti. Se l'ha detto il dottor Nanni in diretta, resta. Io non lo so, fa Assolutamente fede sì. quello che ha detto il dottor Nanni, poi
non lo so cosa abbia detto in merito. Tutte le persone possono partecipare ai nostri incontri e Sa qual è il mio problema? Io gliela devo vedere di dire persona, questa vivere di cosa. Certo, persona. dottor Nanni, io gliela devo dire questa cosa. Io ho questa Dica. curiosità, questo cruccio. Allora, da quando noi parliamo di alieni, di UFO, io sono una persona che è scettica, ma non ha pregiudizio, nei confronti di nessuno ci mancherebbe, perché poi il pregiudizio diventa a volte anche becerume. Però sono scettico, sono un agnostico, se non vedo non credo, e tutte queste cose qui. Rispetto al vostro movimento, noi abbiamo avuto tante segnalazioni, c'è tutta un'attività, c'è tutta una curiosità anche macroscopica rispetto agli Elohim, agli alieni, a questa versione che raccontate voi israeliani della creazione della specie, della razza umana sulla Terra. 70.000 soltanto nel mondo, perché? Mi colpisce questo dato, io pensavo che eravate molti di più. Ma questa è la storia di tutte le religioni. Le religioni all'epoca di un profeta erano seguite da un numero molto limitato di adepti. Perché? Semplicemente perché un profeta è in anticipo sui tempi. Ah, lei dice che dal 73 oggi neanche 40 anni, è vero, forse. Un profeta viene Siamo. sulla terra per preparare l'epoca che sta per arrivare. È stato così per tutti i vari profeti della storia, che ricordo erano inviati messaggeri degli Elohim, e che tutti. E all'epoca in cui vivevano sulla terra erano una minoranza. Buddha, i buddisti all'epoca di Buddha erano una minoranza, i cristiani all'epoca di Gesù erano una minoranza, i No, no, è musulmani vero quello che dice lei, anche se all'epoca di Ivan Maometto dice erano però una con il me. minoranza. No, no, dice 70.000 ai 40 anni dopo Gesù, quindi nel 40 dopo Cristo, che era molto di più tra l'altro, stiamo parlando del 73, quasi, nel 73 dopo Cristo, contare 70.000 cristiani era un numero enorme, ma considerando i mezzi di divulgazione e di contatto di oggi, e soprattutto la tecnologia come ha segnato il progresso dell'umanità, 70.000 sembrano davvero pochi. Però qui siamo in una lettura assolutamente profetica dei israeliani, per cui credo che ci sia la versione. È contenuto tutto nella versione del dottor Nanni. Non è la mia versione, insomma, il No, no, messaggio di quella che che è divulga lei stato qui ci affidato, mancherebbe, che è certo. stato affidato a Rel, che se mi permette tutti possono scaricare gratuitamente dal nostro sito internet, che è rel.org, e così farsi una propria opinione personale. Anche quello è Oppure, gratuito. sì, si può scaricare gratuitamente il messaggio così come l'ha ricevuto Rel direttamente dal massimo esponente della civiltà degli Elohim, che era chiuso in un libro, che si intitola Il messaggio degli extraterrestri, è scaricabile gratuitamente in formato elettronico dal nostro sito internet www.rel.org. Ma io se le strappo una promessa, so che non si fa mai in diretta, però lei si prenda l'aggio che vuole. Noi il giovedì abbiamo ospite il dottor Mariotti, che è uno studioso assolutamente ispirato, rispettato, considerato, e parla di alieni e di UFO. Ma se giovedì io leggessi questo documento in presenza del Mariotti, ma soprattutto sua, dottor Nanni, lei ci concederebbe ulteriori 10 minuti giovedì prossimo? Non le faccio promesse, ma mi piacerebbe veramente, Perché sì, non sarebbe un sarebbe piacere. male, perché secondo me manca anche la campagna pubblicitaria, beh, il Considerando. termine ovviamente, si consideri l'espressione a riferimento di. Quindi io penso che più se ne parla di. Ecco, siete uno di quei movimenti che più se ne parla e più crescono, secondo me. Considerando che noi non siamo e non ci riteniamo degli ufologi, però ci farebbe piacere, particolarmente a me farebbe piacere, Allora spero che lei possa compatire i suoi impegni con la nostra richiesta. Intanto la saluto e la ringrazio, dottor ecco. Nanni. Perfetto, la ringrazio, è stato un piacere, Mio, arrivederci. grazie al dottor Nanni, che è responsabile regionale per il movimento Raeliani nel Lazio.